Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi sono super super emozionata e curiosa di filmare questo video perché andremo a testare tutti i trucchetti che utilizzano nelle pubblicità del cibo per far sembrare il cibo così appetitoso, così gustoso, così anche bello esteticamente da vedere, che poi ci rimaniamo un po' male quando andiamo ad acquistarlo e tipo l'hamburger non è per niente come sembrava nella pubblicità, oppure i cereali con il latte non sono per niente come sembravano nella pubblicità. Io mi sono informata su tutti questi trucchetti che, ragazzi, sono geniali, veramente geniali, e oggi li testeremo assieme. E vi anticipo anche che alcuni degli ingredienti che utilizzano in queste pubblicità sembrano cibo ma non sono cibo. Quindi adesso prenderò la videocamera, andiamo ad acquistare tutto l'occorrente, poi torniamo a casa e andiamo effettivamente a vedere se il cibo risulta molto più bello come nelle pubblicità, utilizzando i trucchetti molto ingegnosi che utilizzano loro, e lo confronteremo con il cibo invece normale e semplice, che è come lo acquistiamo noi e come lo mangiamo noi. Sono in un negozio, a parte che oggi sono tipo la pantera rosa tutta in rosa. Allora, sono in un negozio che vende tipo attrezzi e roba varia, e sto cercando la colla, quella bianca semplice che si usava a scuola, tipo, avete presente? E poi vedrete come mai, a che cosa ci servirà. E credo di averla anche trovata. Potremmo prendere questa. Speravo di trovare i barattoli più grandi, ma dovrebbe comunque essere sufficiente per quello che serve a noi. Quindi, primo ingrediente tra virgolette trovato. Adesso siamo al supermercato e qui devo cercare tutto il resto delle cosine. Vediamo se siamo fortunati. La prima cosa la intravedo già, ed è questa, la panna spray. Ok, ci servono anche le mele, eccole qua. Quale prendiamo? Queste sono le mie preferite, prenderò queste. Eccole qua, basteranno due per il nostro esperimento. Il numero è il 66, mele Granny Smith. Ok. Ok, trovati anche i lamponi. Adesso sono alla ricerca della birra, anche se io non la bevo, ma sono alla ricerca. Eccole qua. Quale prendiamo? Boh, non mi intendo per niente, una a caso, completamente a caso. Ecco, questa, no, sì, prendiamo questa. Mi sono girata ed ho trovato il bicarbonato. Sì, secondo me dobbiamo prendere quello in compresse. Eccolo qua. Ho trovato quasi tutto quello che cercavo. Mi serve ancora soltanto gelato alla vaniglia e purè di patate. Ok, qui ci sono i surgelati e gelato. Eccolo qua. Allora, bianco e cacao. Questo della Valsoia. Oppure cassata. Non c'è proprio la vaniglia, quindi potremmo prendere comunque questo Valsoia, che tanto andrà benissimo la parte chiara. E ho trovato anche l'ultima cosa, il purè di patate, che tra l'altro è anche in offerta. Quindi direi top. Voilà, questo è tutto l'occorrente, ragazzi. Ma dobbiamo ancora passare in drogheria, quindi ci servono altre cosine per il nostro video esperimento. Ok, siamo al McDonald's e qui prenderemo due Big Mac. Allora, sacchetto. Big Mac. Solo Big Mac. Due, così li confrontiamo. Ok, controllo il tuo ordine, due Big Mac. Conferma. Anche questa è fatta, abbiamo preso i nostri due Big Mac. E adesso siamo alla ricerca di sapone per piatti e schiuma da barba. Lo so, ingredienti che non pensereste mai che hanno a che fare con il cibo, ma nelle pubblicità invece è così. Tornata a casa, ho trovato tutto quello che mi serviva. Questo è tutto l'occorrente, ragazzi, e adesso inizieremo il nostro super esperimento. Primo esperimento di oggi. Mi sono documentata e dovete sapere che quando vediamo nelle pubblicità del gelato, palline di gelato, in realtà non è gelato, ma è purè di patate, come questo che ho appena fatto per voi. E perché utilizzano il purè di patate? È molto semplice, in realtà, non tanto per fregarci sull'aspetto per quanto riguarda almeno questo
esperimento questo tipo di pubblicità, ma perché semplicemente il gelato si scioglie super in fretta, quindi hanno bisogno di qualcosa che mantenga la forma, e dicono che il purè di patate assomigli tantissimo al gelato, proprio da sembrare del gelato vero. Allora, questo è abbastanza giallo in realtà, quindi potrebbe più che altro ricordare il gelato alla crema, non tanto quello alla vaniglia, mentre appunto quello che ho preso io è alla vaniglia. Adesso vediamo, proviamo a fare delle palline e vediamo se effettivamente il risultato è credibile oppure no. E mi dispiace tantissimo non avere il coso, quello rotondo per fare le palline, ma cercheremo di crearle comunque. Ok, direi che ci siamo, perfezioniamo un attimino. Ok, e adesso facciamo la stessa cosa naturalmente con il gelato vero. Eccolo qua il gelato vero, ed è molto più bianco rispetto a questo, ma appunto avremmo, se avessimo preso un gelato alla crema sarebbe stato dello stesso colore. Ok, effettivamente non ci ho messo tantissimo per tornare a casa, ma il gelato qui già si sta sciogliendo, quindi riesco a capire molto bene le necessità delle pubblicità, perché i tempi televisivi eccetera sono quello che sono, quindi se lasci il gelato lì per troppo tempo ovviamente si scioglie. Ed eccoli qui a confronto, questo naturalmente è il purè di patate, questo invece è gelato. Appunto, il colore è diverso, ma se avessi preso il gelato alla crema il colore sarebbe stato lo stesso. Effettivamente, come vedete, il gelato si sta sciogliendo alla velocità della luce, mentre è capibile perché il gelato finto con il purè di patate invece rimane così per delle ore, insomma. Quindi primo trucchetto, secondo me è fattibile, però avrei dovuto avere il coso per creare le palline e poi sarebbe stato perfetto. Secondo trucchetto, e sono particolarmente curiosa di vedere il risultato di questo trucchetto, che cosa fanno nelle pubblicità? Quando vediamo la pubblicità di una bella tazza di latte con i cereali, non vi sembra strano che i cereali rimangano sempre in superficie perfetti, non vadano mai a scendere nel latte e a diventare tutti spappolosi e tutti molliciosi? Effettivamente è strano, e sapete perché succede? Perché al posto del latte utilizzano la colla. Ebbene sì, anche a me sembrava assurda questa cosa, ma questo è il trucchetto che utilizzano, e quindi andremo a provare da un lato latte comunissimo con i cereali, oggi useremo questi, dall'altro invece appunto useremo la colla al posto del latte. Così ci metterò una vita, ma ce la faremo ragazzi, non riesco a togliere questo tappo, ma ce la faremo. Alright, adesso la prova definitiva arriva. Cereali. Beh, effettivamente ragazzi, effettivamente rimangono in superficie. Questo è il latte vero, questa invece è la colla, ragazzi. Guardate come fa rimanere tutti i cereali in superficie senza che vadano appunto ad afflosciarsi e a cadere giù verso il basso. Sembra seriamente una tazza di latte con i cereali, e invece è colla, oh mio Dio! Mentre il latte vero con i cereali veri, naturalmente si stanno tutti afflosciando e stanno cadendo ovviamente verso il basso perché stanno assorbendo il latte. E adesso non crederò mai più alla pubblicità dei cereali nella mia vita dopo aver fatto questo esperimento. Altro esperimento super interessante, ed è per questo che ho preso i due Big Mac al McDonald's, ragazzi. Praticamente, vabbè, si sa che quando vediamo nella pubblicità questi panini, questi hamburger, cheeseburger, sembrano perfetti, succulenti, altissimi, non si sa come mai. Poi andiamo a comprarli, sono tutti spiaccicatissimi, gli ingredienti sono tipo insulsi e non sembrano per niente quelli della pubblicità. Ok, una delle tecniche che utilizzano è quella di mettere tutti gli ingredienti sul davanti, quindi sulla parte anteriore del, in questo caso, del Big Mac. Allora vediamo il Big Mac originale. Ok, si presenta così, tutto un po' aperto e messo male, devo dire la verità, quindi ricompattiamolo giusto un attimo. E questo è il nostro Big Mac per come ti arriva praticamente
al McDonald's. L'altro andiamo invece a provare, questo è ancora peggio tra l'altro, andiamo invece a provare questo trucchetto. Andiamo ad aprirlo. Vabbè, qui questa tecnica un po' già l'hanno utilizzata in realtà, perché la carne è messa molto sul davanti. Praticamente il trucchetto sarebbe quello di andare a scompattare il Big Mac e andare a posizionare tutti gli ingredienti sul lato anteriore, spingerli verso il lato anteriore, che è quello che si vede in videocamera. Non mi ispira tantissimo, se devo dire la verità. Cetriolini, anche questi li mettiamo così su questo lato, spingiamo tutti gli ingredienti. Ok, mi sento un po' uno chef tipo Cracco oggi. Voilà ragazzi. Oh mio Dio, sembra molto molto più alto e molto più pieno di ingredienti. In realtà è lo stesso identico panino. Ed eccoli qua ragazzi, da un lato il Big Mac normale e semplice come lo riceviamo al McDonald's, dall'altro lato quello con tutti gli ingredienti spinti verso la parte anteriore. Da notare la parte posteriore, che c'è, è veramente piattissima e non c'è nulla, ma da questa parte sembra un panino che esplode effettivamente, sembra una cosa super succosa, super piena di ingredienti. E questo è l'altro, stesso identico panino ma due modalità diverse di presentazione, e anche qui devo dire che fa la sua differenza e fa la sua figura. Altra tecnica per ingannare noi comuni mortali, e quindi altro trucchetto che andremo a testare adesso, ha a che fare con le bibite gassate. Ovviamente io utilizzerò la Coca Zero, perché lo sapete che è la bevanda di cui sono altamente dipendente, forse proprio per via della pubblicità che sono diventata altamente dipendente. E che cosa fanno nelle pubblicità? Ovviamente quando andiamo a versare una bibita gassata, le bollicine si vedono ma dopo un po' spariscono, perché più la lasciamo lì più ovviamente le bollicine vanno a diminuire fino a quando diventa liscia, ok? E non piace a nessuno, diciamocelo. Che cosa fanno nella pubblicità per far sì che queste bollicine rimangano nel tempo e risultino ancora più bollicinose, più frizzantose di quello che sono in realtà? Aggiungono delle pastiglie di bicarbonato di sodio. Lo so, non ci avrei mai pensato, mi sembra assurda questa cosa, perché ho sempre pensato, cavolo, le bottiglie, cioè le bevande gassate sono già super frizzantose, quindi ovviamente non ci sarei mai arrivata che nelle pubblicità usano questo trucchetto, ma è quello che fanno. Quindi andiamo a testare effettivamente la differenza tra la Coca-Cola normale e semplicemente versata nel bicchiere. Beh, ci sono un sacco di bollicine, anche perché l'abbiamo appena aperta assieme, quindi tantissime bollicine, ma non dureranno tantissimo. Dall'altra parte andiamo a versare la Coca-Cola e andiamo ad aggiungerci queste pastiglie. Andiamo a versarci tutte queste bollicine. E che differenza ragazzi, da questa parte c'è la Coca-Cola semplice, normale, le bollicine si vedono a malapena, dall'altra parte ragazzi c'è la Coca-Cola con il bicarbonato che è super 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 frizzantosa, davvero devo dire che si vede la differenza. Forse avrei dovuto metterne di meno perché si sta vedendo un pochino come patina, però adesso riesco a capire come la fanno sembrare super bollicinosa effettivamente. Altro trucchetto che viene utilizzato nelle pubblicità della birra per farla sembrare più schiumosa è quello di aggiungere del detersivo per piatti nel bicchiere prima di versarci la birra. Questo appunto dovrebbe creare un sacco di schiuma in più rispetto alla birra che andiamo a versare semplicemente nel bicchiere. Anche qui un po' per farla sembrare più, penso, non lo so, io la birra non la bevo, ma penso che la schiuma la faccia sembrare più rinfrescante, più buona. Allora, solo l'odore per me è disgustoso, quindi ragazzi, allora la schiuma c'è, aggiungiamone ancora un po', la schiuma c'è ma penso che non durerà tantissimo. Da questa parte invece andiamo ad aggiungere un po' di sapone per piatti, un po' di detersivo. Ok, basta, basta, non voglio esagerare perché altrimenti penso che uscirà ovunque e ha schizzato. Oh mio Dio! No vabbè, la differenza è, anche qui è sostanziale, è sostanziale, cioè wow, non lo so, non ci scommetterei mai che qua dentro c'è del detersivo per piatti. Eppure ragazzi, guardate la differenza, guardate che roba ragazzi,
birra versata semplicemente birra con detersivo per piatti. Wow, e rimane poi, cioè dura a lungo, quindi altro trucchetto smascherato delle pubblicità, e anche questo funziona e come. Altro trucchetto che utilizzano nelle pubblicità di frutta e verdura per far sembrare la frutta così fresca, quasi con le goccioline d'acqua e super lucida, che cosa fanno? La spruzzano con la lacca per capelli o a volte con il deodorante, ma ho letto che la lacca per capelli è più lucida e quindi funziona meglio. Wow, devo dire che anche qui la differenza è abissale, cioè è veramente, veramente, andiamo a spruzzare ancora un po' di più tanto per farvi capire, ma ragazzi, pazzesco, cioè devo dire che a vederla mi viene veramente voglia di addentarla e di mangiarmela, se non fosse per questo puzzo terribile della lacca, però effettivamente a vedersi è molto più appetitosa rispetto all'altra, che invece è commestibile. Guardate che roba, ragazzi, guardate quanto è lucente e sembra fresca, è super 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 buona questa, e confrontiamola con l'altra che è veramente opaca e non è per niente lucida come l'altra. E siamo abituati a pensare che le mele, la frutta in generale, ovviamente più è lucida più è fresca, e quindi così ci fregano nelle pubblicità, ragazzi. Altro trucchetto che usano nelle pubblicità dove la frutta è rossa, quindi si parla di lamponi, fragole. Io le fragole non le ho trovate, ho trovato i lamponi. Che cosa fanno? Lo so, ci sono rimasta malissimo anch'io. Li colorano con il rossetto rosso. Effettivamente e evidentemente per loro non sono abbastanza rossi, o più che per loro, per noi, perché le pubblicità sono targettizzate per invogliare noi consumatori a comprare, ad acquistare, quindi se lo fanno evidentemente funziona, e il nostro cervello si fa fregare molto facilmente a questo punto. Vediamo se sembrano più appetitosi questi lamponi se andiamo a colorarli con del rossetto rosso. Spero di avere la tonalità di rossetto adatta, ma non lo so, secondo me, beh sì, effettivamente forse sembrano un pochino più freschi andando a colorarli, così vedete meglio, sembrano un pochino più freschi e come anche più bagnati, tra l'altro. Tutto avrei pensato nella vita tranne di un giorno mettermi a colorare i lamponi di rossetto, ok? Ma effettivamente voglio troppo provare e vedere se questi hack funzionano. Ok, lampone con, lampone senza rossetto. Ditemi voi se vi sembra più appetitoso. E sapete che cosa farei per andare a rendere l'esperimento ancora più veritiero? Vado a spruzzarlo anche con la lacca per capelli. Effettivamente mi sembra super fresco, super appetitoso e come se fosse appena raccolto. Questo invece è un lampone preso direttamente dalla vaschetta. Devo essere sincera, mi sembra molto più appetitoso questo, se non fosse appunto per la puzza di rossetto, per la puzza di lacca per capelli, ma devo essere sincera, sì, il colore e il fatto che sia così lucido ai miei occhi lo rende molto più appetitoso rispetto all'altro, che invece è commestibile, mentre l'altro non lo è. Ultimo trucchetto, anche questo molto ingegnoso di oggi, ragazzi, ha a che fare con la panna montata. Quando devono fare la pubblicità alla panna montata, in realtà non usano panna montata. Questo probabilmente ci siete già arrivati, visto che dopo aver visto tutte le cose non commestibili e tossiche che usano in queste pubblicità, è vero, non usano la panna montata, ma usano la schiuma da barba. Anche qui, numero uno, la schiuma da barba rimane molto fluffy, molto vaporosa, molto, avete capito, molto nuvola, morbida e soffice, mentre la panna, essendo fatta di latte, dopo un po' si affloscia e diventa liquida. E quindi voglio testare se anche qui ai miei occhi sembra più appetitosa la schiuma da barba, inspiegabilmente, rispetto alla panna spray vera. Alright, da quest'altra parte la schiuma da barba, che non so nemmeno usare, ok. Oh wow, rimane super super vaporosa e cavoli, non so se effettivamente ai miei occhi sembri proprio
panna montata, sapete che cosa penso io? Penso che usino sì la schiuma da barba, perché rimane effettivamente ed è anche molto più bianca, questa è quasi un po' più giallina, penso però che la spruzzino con un applicatore come questo, scusatemi ma lo devo fare, ok? È più forte di me. Penso che usino un applicatore come questo che la fa appunto uscire meno liscia, però a vedersi effettivamente questa mi sembra più scadente rispetto a questa. È strano perché il mio cervello sa che si tratta di schiuma da barba, ma i miei occhi la ritengono più appetitosa rispetto a questa. La differenza è sostanziale, questa sembra più morbida, più vaporosa, più fluffy e rimane così, e anche molto più bianca e pura come colorazione, mentre questa si sta afflosciando, sembra più giallina e non è bella esteticamente come questa. Ragazzi, altro trucchetto che mi ha fregato completamente in tutte le pubblicità fino adesso e probabilmente continuerò anche a fregarmi. Ero quasi tentata di andare ad assaggiare la schiuma da barba. Oh my god, che trip è stato questo video, però super interessante andare a leggere tutti questi trucchetti che usano, e ce ne sono tantissimi altri, quindi se vi è piaciuto questo video magari posso farne altri sugli altri trucchetti che usano in queste pubblicità. Questo è quanto per il video di oggi, che spero davvero vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete like al video, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdere mai i miei video. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani, no, lunedì, con un nuovo video. Ciao!